Italiato Games, ieri abbiamo visto svanire il sogno di Divisione 1, oggi lottiamo per rimanere in Divisione 2 e magari avere il tempo di provare una nuova run. È dura, è durissima perché ci sono difficoltà enormi, bisogna fare 15 punti, 5 vittorie su 6 partite che sono rimaste. Però ci proviamo, magari senza il tarlo, diciamo, della promozione, riusciamo, vediamo. Oddio, non ho visto l'avversario, meglio, stavo vedendo una cosa sul cellulare. Comunque, Mambo, non mi è nuovo come nome. Finalmente giochi in casa. Power Stadium estate. Signore e signori, vi ricordiamo che potete partecipare Magari all'iniziativa esco, sì. per uno stadio migliore. Ok, avversario 2027. Marrum, Enig, Messi, Iniesta, Barella, Fabinho. Wow, 2027-27. E va bene, ragazzi. Se dobbiamo retrocedere, retrocederemo. Che vi devo dire? Ma fin quando la matematica ci dà speranza, si lotta, si lotta, si lotta. Quindi proviamoci. E vediamo che succede. Benvenuti amici telespettatori, un altro appuntamento con il nostro Signore sport e signori, preferito. Se avete amici che ancora ritengono il calcio soltanto un gioco, mostrate loro le belle immagini che ci arrivano dalla partita di oggi. Gli spalti sono gremiti, l'allegria e i colori la fanno da padroni e non potrebbe esserci cornice migliore per un evento sportivo che saprà soddisfare la voglia di intrattenimento di tifosi appassionati. Versatevi un bicchiere della vostra bibita preferita e restate con noi. E questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Uno dei fenomeni più spettacolari del calcio brasiliano, Oney. Una carriera intensa la sua. Prendi il 2019-2020, una stagione non clamorosa, tra l'altro con un infortunio serio, eppure è sempre lì a raggiungere grandi traguardi. Eh sì, terzo titolo nazionale di seguito con tanto di doppietta. E ha portato anche la squadra alla sua prima finale europea. Quelle immagini a fine partita, con tutto il suo rammarico, sono indimenticabili. Una delle pagine più intense dell'anno sicuramente. Sì, Fabio, erano davvero un passo dalla vittoria. Comunque, godiamoci oggi il suo talento. Iniesta. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Supera il diretto avversario. Si libera della palla ed evita complicazioni. C'è l'opportunità per il contropiede. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. No, ma fa male i calcoli, il pallone non passa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Non ha bocca, riconquista la palla. Messi, Messi! E c'è il gol E dell'Italia! dai. Ed è il primo gol della gara. Chi Un di tiro Messi di ferisce, di grandissima Messi bellezza, perisce, una giustamente. parabola meravigliosa. Io non voglio passare per quello che difende i portieri, Fabio, ma con i palloni di oggi a volte la palla prende dei giri assurdi ed è difficilissimo leggerne la traiettoria. Punteggio di 1-0 a referto. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Suggerimento fuori misura. Evita ogni pericolo per il momento. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Prova a darla profonda nello spazio.
ottimo disimpegno, fondamentale. Eh no, ma se ne va, scavalca la difesa con un pallonetto. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Iniesta, un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. La palla entra anche e l'estremo difensore si supera. Prova a giocarla in profondità. Cercano un'azione veloce. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Ha listato bene il passaggio con un bel movimento sulla fascia. Attenzione, grande chance. Quali colpisce con tenacia, senza paura si è opposto al tiro e l'ha deviato. È stato un intervento disperato ma efficace. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Riceve palla da dietro. Messi la mette in mezzo. L'Italia ha dunque ancora una possibilità. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. È attento e allontana senza problemi. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Può segnare da lì. L'allontana senza pensarci due volte. Vede lo scatto e cerca la profondità. Fuori gioco? E guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Urca se è fuori gioco. Scodella in avanti. Palla filtrante per Salah. Mbappé, errore, qui pallone sprecato. De Paul, un recupero provvidenziale. Barella, prova a sfondare centralmente. Non è mai fallo. Cerca l'uomo là davanti. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Rodri. Messi. Barella. Neymar. E passa. Prova ad andare. Vediamo se può capitalizzare. Un intervento impeccabile. Sceglie di andare per vie verticali. Messi cerca la giocata di fino. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Rummenig gioca una palla lunga. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Iniesta. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare. Così possono ribaltare la situazione. E me la rischio così, che vi devo dire. Non riusciamo a sfondare davanti. Sostituzione per l'Italia. Numero 9. Numero 7. E si ricomincia a giocare. Numero 18. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Neymar. C'è spazio per calciare. Intercetta il passaggio, pericolo. Non ci credo. Autogol clamoroso. Tutte le devo vedere, ragazzi. L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Ti senti in colpa per aver deluso i compagni. È un mix di circostanze sfavorevoli in questo autogol. La partita però rimane aperta e tutta da vivere. È difficile prevedere situazioni del genere a certi livelli, ma più della forma conta la sostanza. Gli avversari ringraziano. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. Si allunga e trova la palla.
palla riconquistata immediatamente. Gioca Cancelo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ecco un'occasione di contropiede. Intervento fondamentale. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Decide di giocarla in profondità. L'Italia recupera la palla e si prepara a reimpostare. Gioca Cancelo. Ed ecco il cross. La difesa è invalicabile oggi. E il tocco è verso il portiere. L'affluenza di quest'oggi è di 8.904 spettatori. De Paul. Messi. Parata di gol. Il portiere fa il suo dovere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Allontana la minaccia. De Paul. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. C'è Messi, se ne va. Occasione d'oro. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Eh sì, intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo frangente. Puyol. Ci prova con un pallone profondo. Supera il diretto avversario. Messi. Eccola la rete. Vabbè. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. L'abbandono, ragazzi, perché tanto non c'è proprio. Che tiro pazzesco. Ha calciato. Abbandona la partita, sì. Giusta, una conclusione splendida. Non ho avuto proprio storia, ma adesso io, Mambo FC, secondo me divisione 1, se non sbaglio. Attuale 3, divisione 1. Sì, è già uno che mi ha fatto il mazzo un'altra volta con Matteus. Allora, proviamo. 5 partite da vincere per non retrocedere, ma io vedo la retrocessione quasi certa, ma proviamoci, tanto non ci costa nulla. Questo Mambo me lo ricordavo che è terribile, terribile. Non so quanto tempo è che non abbandonavo, ma vista la mala parata me ne sono uscito. Divisione 1, top team, dai, così non ci pensiamo più. Ricominciamo dalla divisione 3 e ci riproviamo. Ovviamente si lotta, anche questa si lotta, fin quando c'è matematica c'è speranza. Nandez giù, Magalhães giù, benissimo, Cancelo. E via così. Avversario, Mbappé, Immobile, Messi, Bruno Fernandes, Modric, Jorginho, Bonucci, Donnarumma, Koulibaly, Kimmich e João Cancelo. Andiamo. La divisione 2 da incubo con un sacco di avversari in divisione 1. Mambo FC è uno dei giocatori che mi mette più in difficoltà che abbiamo incontrato, non lo so, è devastante. Ci sono giocatori forse più forti di lui, ma come dire, per come gioco io così è quello che mi annichilisce maggiormente, mettiamola così. Quel nome Mambo mi dava cattive bad feelings.
Vediamo questo divisione 1. Un saluto a tutti gli amici sportivi che si sono sintonizzati con noi oggi per quella che si prospetta come una giornata di passione. Una stagione fatta di pochi alti e tanti, tanti bassi. Già. Ma lo spiraglio che apre alla salvezza è ancora lì, sotto forma di vittoria. È l'unico risultato cui possono aggrapparsi per restare in questa categoria anche l'anno prossimo e non dover vivere così l'incubo di una retrocessione. Lo sanno i tifosi e soprattutto ne sono consapevoli i giocatori, che sono chiamati a un ultimo sforzo per salvare una stagione altrimenti disastrosa. Questo è lo stadio della capitale, la dimora perfetta per un club importante come la Roma. La partita è già cominciata e hanno un bisogno disperato di un risultato positivo oggi. No, di una vittoria. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo, di certo non ci si annoia. Kimmich. Pellegrini. Immobile, passaggio fantastico, a spazio per il tiro. Prova la conclusione. Rete! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Qui è molto da apprezzare il movimento a smarcarsi, certo, ma la difesa non è esente da colpe. L'Italia parte decisamente con il piede sbagliato. Sceglie di andare per vie verticali. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. C'è Messi. Grande prova di forza. Riceve un pallone interessante. Ci è mancato poco. Modric. Mbappé. Copertura attenta. Hanno letto bene la situazione. Non li hanno fatti passare. Messi. Intervento fondamentale. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Messi. Oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Costruiscono la manovra con sicurezza. Modric. Mi sembra che abbiano deciso di adottare una disposizione in campo. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Kalidou Koulibaly. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Mbappé. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Occasione per il contropiede. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Modric. Guardiol. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Allarga il gioco con palloni a sinistra. No, però Jorginho. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Riceve palla da dietro. Effetto al cross. Che svista! Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Tempismo perfetto, bell'intervento. Cercano un'azione veloce. Straordinaria motivazione da entrambe le parti.
all'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Messi. Ecco Immobile. Ecco infiltrante per Immobile. La Roma recupera la palla e si prepara a reimpostare. Riceve la palla. Ci prova con un pallone profondo. Immobile. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. A sinistra con il passaggio. Modric. La mette in avanti. Immobile. Vediamo se può capitalizzare. C'è l'opportunità per il contropiede. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Joao Cancelo. Difesa energica e decisa. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Mi sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Cambio di giocatori. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Cercheranno di rifarsi subito, gettandosi in avanti fin dai primi minuti del secondo tempo. Certo, questo è un atteggiamento che li espone a qualche rischio, al contropiede degli avversari, ma credo proprio che non abbiano altra scelta. Occasione d'oro. Il portiere dice di no. Non si passa, ottima parata. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Bell'intervento difensivo. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Kalidou Koulibaly. Kimmich. Palla a Jorginho. Modric. Modric. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Prova a giocarla in profondità. Modric vede lo scatto e cerca la profondità. È un grande riflesso qui. Ottima la parata del portiere. Queste sono parate all'altezza della sua reputazione, non c'è dubbio. E il loro secondo corner del match. Avversari bloccati a uno. Sostituzione per la Roma. Numero 70. Numero 10. Messi. Numero 17. Possibilità numero di 7. Contropiede, hanno tutto il campo davanti. Lasciano non ci vuole davvero per... niente per ribaltare una situazione. Il numero 77. Morata. Modric. Il numero 21. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. 9. Il numero 24. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Pallone interessante, in verticale. Rovina la festa agli avversari, intercettando il pallone. Ottima circolazione del pallone. Difesa impeccabile qui. Non gli hanno lasciato lo spazio per concludere. Prova a darla profonda, nello spazio. Può venire la porta da lì. Serie di finte. Haaland! Ha
superato il bersaglio. Joao Cancelo, pallone per Jorginho. L'Italia non riesce a interrompere il possesso palla degli avversari, sta subendo troppo. Holland, De Paul, Holland. Sceglie di andare per vie verticali. Modric. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Modric si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Gioca con un pallone lungo. Errore qui, pallone sprecato. Pallone interessante, in verticale. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Holland. Dybala. Stanno cercando chiaramente di farne un altro. Con insistenza, Fabio. Una buona fase offensiva è la miglior difesa. Pungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore. Tentativo di allungare. Bella parata! Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Due per i rivali di oggi. Prova a tirare! Con questo sono tre gli angoli della loro partita, due per gli avversari. Granco, un grande intervento del portiere. E questa era veramente una grande occasione. Intervento strepitoso. Subire un gol ora avrebbe reso difficilissima la situazione. È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. Due per la compagine avversaria. Dybala! Un colpo di testa da dimenticare. Mbappé. Vede lo scatto e cerca la profondità. E conquistano il pallone e il pallino del gioco. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Non si lascia abbindolare, recupera palla. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Ci saranno 3 minuti di recupero. Supera il diretto avversario. Bella giocata. Non penso avesse esattamente questa giocata in mente, Fabio. E il tocco è verso il portiere. Lancio lungo del portiere. Retrocessione. Ciao. Ciao, divisione 2, mamma mia, devastante, quanti punti abbiamo fatto? 3 punti. E ragazzi, così doveva andare, 4 sconfitte consecutive, in divisione 3 avevamo fatto i super... E si scende. La divisione 3 è iniziata, la inizieremo domani. Ciao.